Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con il post grande schermo. Vi ricordate il pesce Nemo, il campione di incassi nato dal genio della Disney Pixar? Adesso Nemo passa il testimone nel cuore dei bambini e non solo alla pesciolina Dory, una nuova avventura attenta ai valori della famiglia e al tema dell'ambiente. Tra le voci dell'edizione italiana c'è anche un volto molto noto al pubblico di TV 2000. Guardate. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ehi tu! Ciao, sono Dory. Mi chiamo Hank. Devo trovare i miei genitori. Grandi e piccini tremate dopo Nemo, che si è rivelato un successo planetario con oltre 950 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo. Adesso è la volta di Dory, che non a caso nasce da una costola del fortunato cartone targato Disney Pixar. Ma tu ti ricordi che aspetto hanno? Qualcosa mi dice che sono prevalentemente blu con forse del giallo. È probabile. Dory è un pesce chirurgo affetto da continue amnesie. I genitori non la vogliono limitare in alcun modo a causa di questo handicap, ma alla fine la piccola pesciolina si perde. Finirà all'interno di un villaggio oceanografico in cui, a fare da voce guida ai visitatori ma anche ai pesci, c'è un volto noto di TV 2000 e non solo, Licia Colò, una voce che in originale era quella di Sigourney Weaver. Vediamo le meraviglie dell'Oceano Pacifico e le incredibili forme di vita che contiene. Che c'entro io? Beh, anch'io ho un ruolo, faccio me stessa, Licia Colò. E sarai The Voice. Sarò The Voice, per ricordare l'importanza della tutela dell'ambiente, della natura e il rispetto per la vita tutta. Dove siamo? La voglia delle ditate! Dory affronta dunque un viaggio oceanico per andare a cercare i suoi genitori, accompagnata da una famiglia speciale, il pesce pagliaccio Marlin, il figlio Nemo, il polpo imitatore Hank, maestro di fughe, ma insomma sono tante le creature che incontrerà in questa avventura strabiliante e mozzafiato e in qualche momento anche commovente, visto che tutta la storia in definitiva è il tentativo di una figlia di ritrovare i suoi genitori. Benvenuti al parco oceanografico. Tanti messaggi positivi, dalla ricerca della famiglia all'avere fiducia in se stessi, anche se in apparenza si ha qualcosa in meno degli altri, e poi la necessità di rispettare i bambini come individui con i loro desideri e attitudini, così che possano sviluppare la propria personalità, ma anche il senso dei ricordi come mattoni su cui costruiamo la nostra esistenza. E anche in questo caso non mancano le voci di doppiatori eccellenti. È un film che parla di amicizia, di amore, di affetto, di famiglia, di stare insieme, di un po' come siamo stati, come dire, siamo stati abituati a pensare a questi ruoli da bambino. So dove sono i miei genitori, sono nel, come si chiama, vecchio altare, aldeare? Alto mare. Alto mare! Ciao a TV 2000. E allora salutiamo anche noi Licia Colò e le facciamo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura. E adesso prepariamoci per delle immagini in anteprima e in esclusiva, quelle del nuovo Ben-Hur. Cambiano molte cose rispetto all'originale, ma c'è una maggiore attenzione per i valori, diciamo così, dello spirito, mentre ha ampio spazio nel film la figura di Gesù. Vediamo. La mia famiglia era una delle più rispettate di Gerusalemme, poi siamo stati traditi. Mio stesso fratello. Il nuovo Ben-Hur, interpretato tra gli altri da Jack Huston e Morgan Freeman, racconta la vicenda di Giuda, Ben-Hur appunto, un giovane dalle nobili origini che è ingiustamente accusato di tradimento dal fratello adottivo Messala, ufficiale dell'esercito romano. Privato del titolo, separato dalla famiglia e dalla donna che ama, è costretto in schiavitù. Dopo anni passati in mare, fa ritorno alla terra d'origine per cercare vendetta, ma trova invece la salvezza. La novità di questa nuova versione diretta dal russo Timur Bekmambetov, e che si è rivelata finora un flop in molti dei paesi del mondo in cui è uscita, America compresa, è proprio una maggiore presenza e importanza del rapporto tra Ben-Hur e Gesù, come rivelano queste prime immagini che TV 2000 vi mostra in anteprima e in esclusiva e che in qualche modo mostrano una maggiore attenzione della pellicola alla dimensione spirituale. Il personaggio di Gesù, interpretato dall'attore Rodrigo Santoro, qui è protagonista di più di una scena, dalla difesa nei confronti di un lebbroso. Quando vi liberate dell'odio al quale vi costringono, vi appare chiaro che l'amore è la nostra natura. A momenti di dialogo con i protagonisti del film in puro stile evangelico. E dove sarà il tuo amore quando i romani se la prenderanno con tutti noi? Odio e paura sono menzogne. Ci mettono l'uno contro l'altro. Sono queste menzogne che ci rendono schiavi. Sino al drammatico momento della crocifissione. Grazie. Faresti lo stesso con me.
Non a caso gli attori in visita a Roma hanno incontrato insieme ad altre migliaia di fedeli lo scorso mese di agosto nel corso dell'udienza generale Papa Francesco in Vaticano. Non si tratta di una conversione al cristianesimo, ha spiegato il protagonista Jack Huston in un'intervista, quanto di un risveglio del protagonista sui propri errori, su come imparare a perdonare, sulla redenzione. Abbiamo scavato su quale posto Ben-Hur abbia nel mondo. Nell'arena non ci sono leggi. Basterà questo a fare di Ben-Hur un buon film? A giudicare dalle recensioni all'estero sembrerebbe proprio di no. Tra qualche giorno potremo giudicare da noi anche in Italia. E allora staremo a vedere. Intanto vi ricordo la serata di cinema in programma oggi su TV 2000. Si comincia alle 21 con il film di Ken Loach, Bread and Roses. Alle 23, se volete, vi aspetto con Effetto Notte. Incontreremo il premio Oscar Giuseppe Tornatore, che ci racconterà i segreti del suo cinema. Il Post torna lunedì, sempre al termine di TG 2000. Arrivederci.